Ciao amici, ben ritrovati. Continuo il mio viaggio attraverso la scoperta dei pennini stab. Oggi metto alla prova quello di Stipula. Stipula ha una gamma di pennini in acciaio che vanno dalla gradazione fine fino al broad, ma arrivano anche allo stab. E poi c'è il pennino Stiflex, il pennino in titanium flessibile, insomma, c'è una bella varietà di pennini. Questa è la Stipula Magnifica nella versione miele selvatico, una penna che mi piace particolarmente, una resina che quando l'ho vista la prima volta ho stentato a credere che fosse una resina. L'avete già vista nel video, non serve che ve la presenti ancora, ma veramente mi impressiona ogni volta che vado a girarla contro luce, a vederla quanto è bella, quanto sembra veramente un prodotto, diciamo, di un altro livello rispetto a quello che poi tutto sommato è il suo collocamento sul mercato. Non che la regalino, per carità, ma è allineata al prezzo di tante altre penne che, in quanto a bellezza e anche a solidità dal punto di vista così piacevolezza anche tattica, tattile, oltre che visiva, offrono decisamente meno. Quindi mi piace molto, poi insomma è un prodotto che ha tutte le sue, denuncia tutta la sua qualità di lavorazione artigianale, quindi un prodotto semi-artigianale. Vi dicevo, nella gamma dei pennini per la Stipula c'è anche un pennino stab, è quello che metto alla prova. Come avrete visto, l'ho caricata con un inchiostro, il Praetorian Blu di Stilo e Stile, un inchiostro che è veramente molto bello. Molto bello, ho avuto modo di scoprirlo in tempi recenti ed è già diventato uno di quelli che, insomma, sono spesso a caricare le mie penne stilografiche. Che tipo di Stipula Magnifica selvatico? È un pennino che ci mette a proprio agio. Non è un pennino di quelli difficili, non è un pennino. Allora, innanzitutto, quando parliamo di stab, ormai lo avete capito, il pennino stab è un pennino che dovrebbe essere anche nella sua vista, mettiamolo così, anche nella sua vista dovrebbe avere un po' più di carne, di opulenza qua nella punta. Invece molto spesso questi pennini sono degli stab più vicini, che strizzano l'occhio ai pennini calligrafici, quindi sono sottili, hanno poca polpa qua, e cioè quando andiamo, vedete, ad utilizzarli, lo scopriamo quando andiamo a metterli in senso orizzontale, diventano molto sottili. Lo stab non ha sempre questa caratteristica perché la punta del pennino, questa volta ve la disegno in maniera orizzontale, facciamo finta che sia questa, sarebbe arrotondata quella del vero stab. Queste invece terminano un pochettino più, sono un po' più appuntite. Un guaio che non è un gran guaio per quelli come me che amano scrivere anche con un pennino di questo tipo. Perché? Perché un po' di attrito sulla carta che ci fa limitare la scorrevolezza, cioè quella sfrenata, intendo, del pennino, a me non dispiace affatto. Come si comporta questo pennino? Assai bene, sia nella scrittura quella veloce, che sia uno stampatello maiuscolo o minuscolo, anche con caratteri allargati, cioè ci permette di fare quello che vogliamo con la nostra Stipula, così anche come cimentarci in qualche esercizio calligrafico. Un pennino che mi piace molto e trovo che sia uno stab, però un pochettino più contenuto nella sua larghezza. È vero che è 1.1, però mi sembra più tendente a 1, quasi ad 1,09, addirittura con degli inchiostri che sono un po' conservativi dal punto di vista del flusso, avrete tra le mani un pennino abbastanza stretto a dispetto del nome che porta. Andiamo a fare la prova della variazione del tratto. Come vedete, è in linea con le aspettative, quindi un tratto pieno in senso verticale e un tratto abbastanza sottile, devo dire.
quando lo usiamo in senso orizzontale. Provo ad utilizzarlo come non si conviene, e cioè in maniera un pochettino più perpendicolare. Andiamo a vedere come se la cava. Allora, facciamo una prova con stipula. Beh, veramente bello a dire la verità. Con la stipula magnifica e con un pennino stab. Cerchiamo di dare un po' di vivacità alla nostra calligrafia inclinando in maniera diversa e come potete vedere il risultato è assicurato perché è un pennino che riesce a far conto sul flusso, un flusso che ritengo più che onesto, anzi addirittura potrei dire che con certi inchiostri, se questo è lo zero, tende appena appena a stare dalla... Scusatemi, se questo è lo zero, tende appena appena a stare dalla parte sinistra, quindi non utilizzate inchiostri troppo restringenti il tratto, perché potrebbe verificarsi un flusso anche magro, perché come vi ho detto è un pennino, uno stab abbastanza stretto. A me piace molto per questo, e infatti anche con questo pennino, a dispetto del nome che ha, possiamo scrivere davvero in piccolo. E mettendo la penna ancora più in piccolo, e tutto è a posto. Certo, è un bel pennino che stavolta voglio parlare anche di prezzo, perché è vero che facciamo il confronto con i pennini, quelli diciamo più economici, che sono quelli che ci offre la Lamy, lo stab più economico lo troviamo probabilmente lì. Questo è un pennino stipula che costa poco più di 15 euro o giù di là. Quindi, se avete una penna come questa, il numero mi sembra sia 6, quello del pennino, del conduttore, potete richiedere, vi viene inviato tutto il gruppo, vi faccio vedere quello che ha sostituito il mio, così, eccolo qua, questo è quello che ho ricevuto. Ecco, vedete, vi viene inviato tutto il gruppo, non dovete fare altro che svitarlo, ve lo faccio vedere. Oggi mi scappa tutto di mano, meno male che le penne almeno sono un po' più solide. Eccolo qua. Vedete, c'è la filettatura in questa parte finale. Attenzione, mi raccomando, a non perdere questo, che è, vedete, un elastichino, chiamiamolo così. Vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Eccolo qua, questo elastichino, che è quello che serve per frenare la corsa, quindi quando lo smontate, mi raccomando, tenete d'occhio che non venga via questo o rimanga sulla penna, che poi lo perdete. È un attimo cambiarlo, sostituirlo. Come vedete, c'è la filettatura. Staccate il converter o la cartuccia e poi lo cambiate. Quindi il mio giudizio su questo pennino stab è veramente, veramente molto alto e soprattutto offerto ad un prezzo così conveniente che, se avete una penna, anche solo per il piacere di poterla cambiare, poter invece che cambiare la stilografica, perché è davvero bella e questa qua non si cambia, potete provare a cambiare il pennino ed è come averne una nuova da usare magari per qualcosa di diverso. Cari amici, ciao a tutti, vi aspetto alla prossima.